una notte di bombe in Medio Oriente nella guerra tra Russia e Ucraina, 20 morti a Gaza, l'ONU lancia l'allarme umanitario per la popolazione allo stremo e senza acqua, mentre sull'altro fronte la Russia abbatte più di 100 droni ucraini lanciati oltre confine, colpito anche un aeroporto. Nuovi schiavi, vittime del caporalato, oggi l'autopsia sul corpo del bracciante indiano morto a Latina, si indaga anche sulle dinamiche in cui è morto un 18enne in un incidente avvenuto ieri nei campi dell'Odigiano. In corso un vertice dei ministri del lavoro e dell'agricoltura con i sindacati, domani CGIL in Piazza Latina, martedì la manifestazione della comunità indiana. Roberto Baggio, picchiato e rapinato nella sua abitazione nel Vicentino, l'aggressione mentre ieri sera stava seguendo proprio la partita Italia-Spagna con la famiglia, 40 minuti di sequestro mentre 5 ladri facevano piazza pulita di soldi e preziosi, e ferito e scosso il campione che ha fatto sognare tante generazioni. Buongiorno dal TG2000, notte dunque di bombardamenti a Gaza con un bilancio di oltre 20 morti, sono rimasti uccisi altri 2 militari israeliani. Marco Burini. Essi vivono. Gli abitanti di Gaza non sono zombie, morti viventi, spettri incombenti, anche se tutto lo fa pensare. Le bombe, la fame, il terrore è il loro pane quotidiano da 259 giorni. Vedono morire come mosche, parenti e amici. Sono costretti a vivere come topi in mezzo a rifiuti e macerie. Eppure hanno un'inguaribile, insopprimibile voglia di vivere. Perché è un popolo giovane, fatto in gran parte di bambini, ragazzi, sacrificati al delirio di adulti senza testa né cuore. Hamas e la Jihad Islamica li usano come scudi umani. Tzal li ammazza a mucchi pur di eliminare qualche miliziano e distruggere un lanciarazzi, come è successo ieri sera a Khan Yunis, dove è stata colpita una scuola piena di sfollati. La notte scorsa almeno 13 morti per i raid sui campi profughi di Nuseirat, Maghazi e Burej. Da quel maledetto 7 ottobre i morti sono quasi 38.000, senza contare feriti e dispersi. E poi ci sono i soldati israeliani uccisi in combattimento. Con i 2 riservisti di ieri fanno 314. E poi gli ostaggi, decine già dati per morti e altre decine nelle mani di Hamas. I familiari non si arrendono. L'unico modo perché tornino a casa è eliminare questo governo razzista, messianico e corrotto che sceglie sempre di privilegiare la propria sopravvivenza rispetto a quella degli ostaggi, dice Ami Dror, imprenditore e attivista già leader della protesta contro la riforma giudiziaria voluta da Netanyahu, che è sempre più isolato. L'esercito studia il disimpegno da Gaza, mentre il fronte nord si fa incandescente. Il segretario di Stato americano Blinken chiede di raffreddare lo scontro col Libano. Hezbollah è armato fino ai denti, ma Netanyahu e gli estremisti ultraortodossi che lo sostengono vogliono lo scontro totale. È notte di bombardamenti anche in Russia, che ha annunciato di avere neutralizzato 114 droni di Kiev. Fabio Bolzetta. Mentre continua l'eco della visita del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord, dove è giunto dopo 24 anni, e in Vietnam accolto con tutti gli onori per sancire pubblicamente e rafforzare i legami di cooperazione anche militare della Federazione Russa nell'area asiatica, non si allenta il conflitto bellico con l'Ucraina. Lo Stato Maggiore di Kiev ha affermato di aver attaccato nella notte in territorio russo 4 raffinerie di petrolio, stazioni radar e i centri di intelligence elettronica nella regione di Bryansk in Crimea, a cui sono seguiti una serie di esplosioni e un incendio. Una parziale conferma è arrivata da Mosca, che ha riferito di un morto nella raid, di almeno 2 persone ferite nell'attacco e di aver neutralizzato 114 droni ucraini. Occhi puntati settimana prossima sul Consiglio europeo, che dopo il vertice di pace in Svizzera dal 27 al 28 giugno affronterà sul tavolo anche il dossier Ucraina. Già raggiunta l'intesa a livello europeo sul 14esimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, mentre il Giappone ha annunciato misure contro alcune aziende con sede in Cina accusate di sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. La procura di Bolzano ha avviato un'inchiesta che dovrà determinare le cause della esplosione avvenuta a mezzanotte e mezza della scorsa notte presso il reparto produttivo dello stabilimento siderurgico Aluminium in zona industriale a Bolzano. A seguito dell'incendio 8 operai sono rimasti feriti, secondo le prime informazioni 5 di loro sono in gravi condizioni a seguito delle ustioni e sono stati elitrasportati nella notte in centri specializzati anche all'estero. Ed ora la morte del bracciante indiano Satnam Singh, mutilato e abbandonato dopo un incidente sul lavoro a Latina. Oggi l'autopsia, mentre proseguono le indagini per ricostruire con esattezza quanto è accaduto. Caterina Dall'Olio.
Ci sono diversi aspetti da chiarire nella dinamica dell'incidente che è costata la vita a Sadman Singh, il bracciante ingaggiato irregolarmente di origine indiana, morto dissanguato nei campi di Latina dopo aver perso un braccio tranciato da un macchinario agricolo. Meno invece nelle operazioni di mancato soccorso. Il padrone dell'azienda, Antonello Lovato, di 37 anni, avrebbe abbandonato il lavoratore davanti alla casa dove abitava insieme alla moglie senza nemmeno chiamare i soccorsi, come confermano i proprietari dell'appartamento dove viveva la famiglia di indiani. Subito dopo l'ho visto che scappava, perché qui c'era il suo furgone tutto chiuso, no, i posti, era totalmente tutto chiuso, e io a loro ci ho detto: chiamate immediatamente il 118, c'è questo appresso a sto cristiano. Mi ha fatto: oh, ma che sta succedendo qua? E lui, mentre chiude gli sportelloni, ma che cazzo, mi fa, si è tagliato, ma l'ha detto così come se non fosse niente, qualche niente, punto sì. A ulteriore conferma di questa ricostruzione anche le parole del padre di Lovato, che fa intendere che la responsabilità di quanto accaduto sia dello stesso lavoratore, che si sarebbe avvicinato troppo alla macchina, come se questo giustificasse l'assenza di soccorso. E nel giorno in cui la CGIL scende in piazza per difendere i diritti dei lavoratori, la cronaca porta a riferire di un altro incidente mortale, questa volta accaduto a Lodi. Un 18enne, Pierpaolo Budini, è morto nel crollo di un oggetto pesante che lo ha travolto mentre stava effettuando la manutenzione di un macchinario agricolo. La vittima sarebbe morta sul colpo. I tecnici della TS di Lodo, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Ed è dedicato proprio al tema del caporalato il vertice convocato questa mattina dai ministri del lavoro e dell'agricoltura con i sindacati. Augusto Cantelmi. Regole più rigide sulla condizionalità sociale, controlli più severi, riorganizzazione dei flussi regolari, formazione nei paesi di origine anche sui diritti sindacali. Sono alcuni punti sul tavolo del confronto al Ministero del Lavoro tra governo e sindacati, associazioni dei datori di lavoro dopo la tragedia di Latina con la morte del bracciante Satnam Singh. Non abbiamo paura di intervenire, siamo determinati, così il ministro del Lavoro Calderone, che guida l'incontro, presente anche il titolare dell'agricoltura Lollobrigida. Ma per Calderone quello che è successo a Latina con la morte del bracciante resta un atto disumano, una barbarie. Si attendono comunque dal confronto delle risposte ad un tema che da sempre le aspetta, soprattutto su sicurezza e salario. Nonostante le misure già prese dall'esecutivo, come la reintroduzione del reato di somministrazione illecita di manodopera, che prevedono anche l'arresto o l'ammenda per il datore di lavoro. E sulla tragedia di Latina la stessa Premier Meloni a inizio Consiglio dei Ministri aveva espresso la sua condanna e l'invito a fare chiarezza. Dura anche la reazione da parte di tutte le opposizioni, che rilanciano alcune proposte come quella del salario minimo. Partito Democratico, che sarà presente domani nella manifestazione di protesta a Latina. È cominciata questa mattina l'operazione di sgombero del silos di Trieste da parte delle forze dell'ordine, presenti anche gruppi di persone e di associazioni che si occupano di accoglienza. L'operazione viene condotta senza problemi per il momento e applica quanto stabilito dal sindaco di Trieste in un'ordinanza emessa una decina di giorni fa. Il cosiddetto silos è un edificio fatiscente, completamente privo di servizi, di proprietà di Coop Alleanza 3.0, nel tempo divenuto luogo di ricovero per centinaia di migranti provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. Non è ancora chiaro dove siano stati portati gli ospiti della struttura, alcuni dei quali dovrebbero essere stati trasferiti in centri di accoglienza fuori regione, come anticipato dal ministro degli interni Matteo Piantedosi. Fa discutere il risultato di ieri sera agli europei di calcio, con l'Italia finita KO 1-0 contro la Spagna nella seconda giornata dei gironi in Germania. A decidere il risultato, un autogol di Calafiori: sono stati troppo più forti di noi, hanno vinto meritatamente. Il commento di Spalletti. Oggi in campo Francia-Olanda, Polonia-Austria e Slovacchia-Ucraina. E proprio mentre stava guardando la partita Spagna-Italia assieme alla sua famiglia, campione di calcio, Roberto Baggio è stato rapinato e ferito da alcuni malviventi che hanno fatto irruzione nella sua abitazione ad Altavilla Vicentina. Federico Plotti.
Oltre 40 minuti di paura per Roberto Baggio e la sua famiglia. Ieri sera, intorno alle 22, mentre stava seguendo Italia-Spagna alla televisione, 5 persone armate sono entrate nella sua villa, nelle campagne di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, dove l'ex pallone d'oro si è stabilito dopo l'addio al calcio ormai oltre 20 anni fa. Baggio ha provato a fermare i malviventi, ma dopo una colluttazione è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. Poi, insieme ai familiari, ferito e dolorante, è stato rinchiuso in una stanza per quasi un'ora. Il tempo necessario alla banda per passare al setaccio tutta la villa e portare via orologi, gioielli e denaro. Quando ha capito che nessuno era più in casa, l'ex calciatore ha sfondato la porta e ha dato immediatamente l'allarme chiamando i carabinieri. Poi la corsa al pronto soccorso di Arzignano, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura alla profonda ferita riportata sulla fronte. Baggio sta bene nonostante lo spavento, tantissimi messaggi di incoraggiamento per il campione che ha fatto sognare con le sue magie più di una generazione di tifosi. Le indagini sono già scattate con i militari dell'arma che per prima cosa hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Ancora non è stato quantificato il valore del bottino. Con una operazione chiamata Disco Gang, la polizia di Stato ha arrestato 6 giovanissimi catanesi, parte di una baby gang, accusati di violente aggressioni all'interno di discoteche cittadine, pestaggi ai danni di vittime, prese di mira per futili motivi o senza un'apparente ragione in occasione delle serate della movida catanese. È in programma per oggi, nel laboratorio di informatica forense di Udine, l'accertamento tecnico non ripetibile sul telefono cellulare di Patrizia Cormos, la ventenne travolta e uccisa dalle acque in piena del fiume Natisone. Verrà realizzata una copia del dispositivo per evitare il possibile deperimento e la sua inutilizzabilità. In caso di processo, l'auspicio degli investigatori è che lo smartphone permetta una ricostruzione dettagliata di quanto è avvenuto il giorno della tragedia e delle comunicazioni con il 112. Ed ora il meteo con l'Italia tra pioggia e afa, picco di caldo oggi al centro-sud con l'allerta che scatta in molte città, mentre al nord arrivano le prime piogge. Alessandra Camarca. Sarà quello di oggi il giorno più caldo di questa prima ondata di calore dell'estate ed è subito bollino rosso in 8 città, come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Nella giornata odierna le temperature sfioreranno i 40 gradi in alcune zone del centro e del sud, massima allerta quindi ad Ancona, Campobasso, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Previsto invece il bollino arancione in 10 città, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo. E anche se al nord sono attese le nuvole portate da una perturbazione atlantica che si sta avvicinando ai settori più settentrionali del paese, non è detto che la pioggia rinfreschi l'aria. Nelle ultime ore, infatti, una nuova ondata di sabbia proveniente dal Sahara ha raggiunto il settentrione ricoprendo auto, moto, scooter con strati di polvere rossastra. Qui nelle immagini il quartiere Isola a Milano colpito dalla pioggia del deserto. Non va meglio nella capitale, dove gli operatori di Greenpeace hanno filmato alcuni dei monumenti più iconici di Roma con telecamere a infrarossi per misurare la temperatura delle superfici. Il risultato è un documento allarmante dell'aumento delle temperature frutto della crisi climatica. In alcune aree dove si formano isole di calore, in piazza San Pietro al Colosseo, le termocamere usate dagli operatori hanno rilevato picchi di caldo oltre 50 gradi sulle superfici dei monumenti, molto al di sopra delle temperature medie degli scorsi anni. Un 63enne del Senegal senza fissa dimora, morto ieri alle 13 in strada in via del Viminale nel centro di Roma, sul posto sanitario del 118, i carabinieri della stazione Quirinale. Si ipotizza un decesso per cause naturali, forse causate dal caldo. Ed è iniziata da pochi minuti nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, la cerimonia di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio Chiara Corbella. Durante la terza gravidanza a Chiara fu diagnosticato un tumore, le cui cure avrebbero avuto conseguenze mortali sul bambino. Lei decise di aspettare la nascita del figlio. Chiara morì poi a soli 28 anni. A presiedere questa mattina la cerimonia il vicegerente della Diocesi di Roma, Monsignor Baldo Reina. Addio a Donald Sutherland, parliamo di cinema. L'attore canadese Oscar onorario è morto ieri all'età di 88 anni, ha recitato in decine di film, da quella sporca dozzina Mesh alla saga Hunger Games, ma anche in 2 capolavori italiani, è stato Il lunare Casanova per Fellini e Lo spietato Attila di Bertolucci. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, una vita ben vissuta, ha detto suo figlio Kiefer dando l'annuncio. Ed è tutto per ora, vi lascio alla rubrica Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito e a più tardi.
Kafka e molto altro, le domande giuste che tra gli enigmi delle sue opere evoca, anche in occasione del centenario della morte, e il contesto di un festival, questo Salerno Letteratura che spazia tra suggestioni di storie e paesaggi e seminari, scuole di lettura, oltre ai canonici incontri con gli autori, il tutto nell'ambizioso spazio di 8 giorni. Scelta condivisa con Paolo Di Paolo di Kafka ci ha consentito di costruire una bellissima sezione dedicata a lui, Meridiano K, ma poi, essendo un festival in continuo divenire, che ogni anno ha vissuto delle metamorfosi, appunto, delle trasformazioni, quest'anno abbiamo inserito 2 sezioni nuove. Una che ha per titolo Il racconto della scienza, sulle intersezioni tra prosa scientifica e letteratura, e poi una sezione Verifica dei poteri / giustizia, che è dedicata proprio a una guerra dei mondi costantemente in atto in Italia negli ultimi 30 anni, quella tra magistratura e politica. Quindi siamo molto soddisfatti proprio per la conferma di questo spirito sperimentale del festival, che poi è il tratto distintivo che rende un festival qualcosa di molto diverso da un salone. E tra gli autori ecco Giuseppe Culicchia, che ci racconta il suo incontro con la vita, l'arte e il destino di Giovan Battista Pergolesi, passato alla storia per il più celebre Stabat Mater. È nata da un quadro, in realtà un quadro che ho visto alla Galleria d'Italia di Napoli anni fa. Era il quadro dove una giovinetta veniva così, prendeva i voti, e ho scoperto che quella giovinetta era Giulia Spinelli, che si era innamorata di Pergolesi, che era il suo maestro di musica, però lei aveva 16 anni, lui ne aveva 26, lui era un artista, quindi squattrinato, non era nobile, i fratelli di lei assolutamente non volevano che questo amore si concretizzasse e le dissero: se questa cosa continua, noi lo uccidiamo. E lei allora decide di sposare Gesù, entra nel monastero di Santa Chiara. E vabbè, non vi dico come finisce la storia. Però racconti un momento molto importante, quello in cui lui è presente, il momento in cui lei prende i voti. Lei prende i voti e chiede che lui sia nella chiesa dove lei prende i voti a suonare l'organo, e lì si incrociano per l'ultima volta. Quindi è una storia molto tragica, molto bella, che ho conosciuto grazie a Francesco Durante, perché fu lui a accompagnarmi quel giorno alle Gallerie d'Italia a raccontarmi grandi linee la storia di questo amore impossibile. E quindi il libro è anche dedicato a Francesco Durante, che compare tra i personaggi. E agli scrittori piace molto parlare anche di amori impossibili? Beh, se gli scrittori sono romantici, sì. E io sono rimasto fregato da ragazzino grazie a una serie di libri e film che ho letto e che ho visto, e quindi sì,